I ragazzi della classe terza B dell'indirizzo Arti Figurative hanno partecipato al progetto Visita e Lavoro, un percorso di orientamento che ha permesso di raccogliere informazioni utili per potersi orientare con maggiore consapevolezza nella costruzione del proprio percorso formativo e professionale. Hanno visitato un'azienda specializzata in stucchi decorativi, la Ribichini, una ditta che da oltre 30 anni ospita master artigiani, specializzati nella realizzazione di elementi decorativi per interni ed esterni, all'insegna della qualità dei materiali e dell'eleganza delle forme. E ora, parola ai ragazzi. Ciao, siamo Matilde e Veronica e oggi con la nostra classe terza B del Liceo Artistico Amari Mercuri di Ciampino siamo qui per mostrarvi Ribichini Stucchi. Saremo le vostre inviate speciali per questa visita aziendale. Non vediamo l'ora di immergerci nel mondo del lavoro. Vi mostreremo attraverso delle riprese e delle interviste ogni aspetto di questa azienda. Vi guideremo passo passo in questa bellissima realtà, che fa proprio al caso nostro. Essendo artisti emergenti, siamo curiosi di scoprire tutti i segreti per diventare dei veri professionisti. Andiamo, venite con noi! I ragazzi hanno avuto l'opportunità di osservare le diverse fasi di lavoro che portano alla realizzazione di decori di elevatissima qualità e di intervistare i master artigiani indagando con domande specifiche quali sono i segreti, le abilità e le competenze necessarie per unire passione e professionalità. Come si diventa maestro artigiano? Influisce tanto l'esperienza. Inizialmente stare a contatto proprio con i materiali, si cominciano a capire come reagiscono, come vanno lavorati, quindi bisogna osservare e vedere persone che conoscono il mestiere. Quali competenze devo avere per poter lavorare in reparto produzione? Beh, innanzitutto devono conoscere il gesso. Come avete visto dentro il laboratorio, il gesso da circa 20 minuti per poter essere lavorato, quindi necessita sapere e conoscere i tempi di lavorazione. Mentre il gesso fa la sua fase di indurimento, chiaramente questo richiede che nello stampo vengano ripetute alcune fasi. Come deve essere il vostro dipendente ideale? Bravo. Deve essere bravo, oh, deve essere serio e volenteroso, perché è un sacrificio fare questo lavoro, non è semplice, quindi deve avere la voglia di farlo. Noi qui abbiamo un detto: velocità e precisione, quindi di essere veloce e preciso. Un consiglio ad un ragazzo che si prepara per un colloquio di lavoro? Deve essere, diciamo, un po' accondiscendente, ecco. Se la persona che viene a cercare lavoro è un po' troppo esuberante, vuole essere un po', io capisco che non è in grado di fare questo lavoro. Gli studenti sono stati guidati e affiancati da master artigiani nella realizzazione di sculture in gesso, acquisendo le tecniche e segreti, un'esperienza ricca di arte, precisione e professionalità. La nostra visita aziendale, fatta di arte e passione, si è conclusa. Per i Ribichini Stucchi è tutto. Ciao!